Il giorno che doveva essere il più bello della sua vita si è trasformato nell'ultimo per Samantha Miller, 34 anni, che ha perso la vita nel giorno del suo matrimonio, lo scorso aprile. La tragedia è avvenuta a Folly Beach, Carolina del Sud, quando una donna ubriaca ha investito Samantha e suo marito, Jamie Lee Kamorowski. Le accuse ufficiali sono ora state presentate contro la conducente, compreso lo stato di ebbrezza alla guida, lesioni gravi e omicidio sconsiderato. Il giudice le ha negato la richiesta di cauzione, ritenendo che potesse costituire un rischio di fuga. L'alcol nel sangue era più di 3 volte il limite legale. Nonostante ciò, la conducente ha sostenuto di non aver fatto nulla di male. L'incidente è avvenuto il 28 aprile, quando la sua auto ha colpito violentemente il carrello da golf che trasportava i due sposi e 2 invitati al matrimonio. Samantha è stata tragicamente colpita e non è sopravvissuta.